Questa è Radio Bolzano. Na, 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 na. Benvenuti nel nostro maggio, giovedì 2 maggio a Radio Bolzano, Alto Adige, ore 18, puntata numero 129. Yes. Dio grazie, Lori che ha salvato la 128. In corsa. Adesso non sappiamo in che forma, se solo video, ci sarà anche l'audio, ma in qualche modo c'è stata. No, beh, per forza di cose anche in audio, quindi. Sì, no, bisogna. Ormai l'ho detto, eh. Sì, lo so. Allora, ciao Vale. Ciao Alan, ciao Lori. Lorenzo, ciao ragazzi. Anche oggi Andrea è in giro per il mondo, quindi abbiamo la Vale con noi. Sempre presente, per l'ultima volta poi vi liberate no. di me. No, non ancora, è vero. Ti ho detto che non è detto. No. Ma perché non stai in piedi? Perché sto in piedi, ho il microfono che mi arriva praticamente sulla fronte, a meno che io non parli con la fronte. Però non devi avvicinarti ogni volta. Non devo ciondolare? No, non devi avvicinarti ogni volta, è più facile parlare per te. Certo. Ok? Ospite con noi. Ecco, magari esatto, parliamo degli ospiti che è meglio, va. Questa sera accucciato come un camaleonte del nord, Ivan Plasinger. Giusto? Ciao, buonasera. Ciao. E gli dice chi cazzo è? Allora, è il presidente dell'associazione Herpeton. E qua torna la domanda, che cazzo è? Allora, che cos'è l'associazione Herpeton? Herpeton è un'associazione di persone. Aspetta, di prima cosa vuol dire Herpeton? Herpeton, cosa strisciante. Perfetto. Che viene dal greco. Quindi di che cosa si occupa? Di tutto quello che striscia in giro per terra. Anfibi e rettili. Anfibi e rettili. La berca. Parla un pochino più vicino al microfono. Scusami. Tranquillo. Solo striscianti? No. Anche saltanti. Anche saltanti. Sì. Ok. No, spieghiamo bene allora. Herpeton si occupa dei rettili e degli anfibi autoctoni e non dell'Alto Adige. Sì. Dell'Alto Adige. Che cosa vuol dire occuparsi dei rettili e degli anfibi dell'Alto Adige? Perché qua, ok, lo dice, mi piacciono, va bene, e poi? E poi vuol dire andare alla ricerca di questi animali, segnalarli, andare a scoprire come si muovono, che abitudini hanno e bla bla bla. Ci sono un sacco di progetti in atto che poi andremo a scoprire assieme. Quindi, voi che siete 40, pigliate, andate in giro per il territorio altoatesino. 40 matti, sì. 40 matti. Trovate un anfibio, un rettile degno di nota. Sì, tutti sono degni di nota. Tutti degni, per carità. Vivi e morti. Vivi, anche i morti. Certo. Meglio i vivi. E li seguite. Cioè, voi stalkerate le rane. Un po' sì, dai, sono un po' degli stalker. E cosa vuol dire seguiamo e cerchiamo di capire qual è il loro modo di vivere? Noi cerchiamo di capire dove vivono, cosa fanno, come si muovono, sì. Perché è importante per noi come diverse istituzioni capire che abitudini hanno per poi poterle salvaguardare meglio. Meglio. Quindi chiaramente cambia tra rettili e anfibi. Certo, molto. Quindi. Anche tra anfibi e anfibi cambia molto. Per esempio? Ma per esempio la salamandra pezzata ha altre abitudini che la raganella. Per esempio, come fa la salamandra pezzata che la raganella invece non gli va? La salamandra pezzata ama per esempio i fiumiciattoli. Ah. I torrenti gelidi, sì, freddi. Invece freddi la raganella è più da montagna. La raganella è più da pianura, da prato umido, da pioppi e più in pianura. Mm. Ok, e a livello di comportamento? Si spostano di più? Si apre un libro, tu fai delle domande e si apre un libro. In linea generale si muovono di più gli anfibi o i rettili? I rettili. Davvero? Mm-hmm. Sì? Sì. Pensavo l'inverso io. Ma gli anfibi, diciamo, sono stati fatti diversi studi. Per esempio sì, sul tutti rospo da voi 40 matti dietro. No. Altri, ce ne sono altri. Fuori dai nostri confini ce ne sono altri. Comunque, per esempio, sulla rospo comune hanno messo uno zainetto. Radio telecomando sondato. A rospo? A rospetto, hanno visto che giro fanno. Fanno dai 3. Perché se lo mettevano alla femmina. Sai che non mi ricordo più se era maschio o femmina. Comunque fanno dei giri dai 3 ai 5 km. Che
Non sono animali stazionari. E invece i rettili si muovono un po' di più, sì. Nello spazio. Mm-hmm. Poi ci sono sempre delle differenze. Sì. Una vipera è più stazionaria, una natrice si muove molto di più. Una e si apre un altro libro. Natrice, come si dice? Una natrice è un colubro, per esempio. Beh, certo, infatti me l'ha sfuggito che fosse un colubro. Ho visto che sei il colubro. Per fortuna che mi hai detto colubro, mi si è aperto il mondo. Progetti. Tu hai detto, ne fate moltissimi. Citamene alcuni di quelli che vi impegnano di più. Il progetto più grande è quello dell'Atlante. Stiamo raccogliendo dei dati in tutto l'Alto, sì, Adige. Abbiamo coperto quasi il 95% del territorio, Alto, mm-hmm, Tesino. E praticamente qui tutti possono parteciparvi. Cioè, se tu vedi, ecco, una raganella o vedi una, mm-hmm, lucertola, la fotografi, ce la segnali al nostro sito herpeton.it. È facilissimo, è facile. C'è anche una mail dove mandarla? No, è proprio da compilare un modulo, sì, in herpeton.it. È una cosa facilissima che fai in 30 secondi. E devi allegare la foto. Senza foto non vale. Non vale. No, ho visto un cobra. Esatto. Lo mandano. Arrivano 200 segnalazioni extra. Cioè vuol dire chiamate, email. Di queste 200 chiamate che mi, sì, arrivano, tutti vedono vipere. Tutti. Animali velenosi. Perché non tutti, conoscendo gli animali. Su 202 sono segnalazioni di animali pericolosi, velenosi, ma non mortali. Ci sono qua? Le vipere sono velenose, ma non sono mortali. Ma no. Ci sono, ma non anche punto. Maledette. Quelle a due. Morso, sì, scusa. Le vipere su due gambe sono mortali. Quelle tremende. Quelle tremende. Però quelle vanno dagli avvocati di tutto. Pericolosissime. E quelle vipere che abbiamo qui? No, no. Neanche quella cornuta. Quella cornuta, ma vipera cornuta. Però se è documentato. Non è un colubro, evidentemente, forse non lo riconosci perché tu, no, conosci solo i colubri. Sarà quello allora. No, negli ultimi 40 anni in Alto Adige è morta una sola persona. E aveva già problemi, altri problemi di obesità, di cardiovascolari e quant'altro, perciò era solo. Niente accade per caso. Quindi è morta, insomma, anche la vipera, probabilmente. Colesterolemia. Va bene, allora ascoltiamo il primo brano che ci hai portato, che adesso, perdonami Lori, qual è? Jimi Hendrix, perfetto. Hey Joe. Ma basta, l'hai chiusa così? Hai già tu? Benissimo. Okay, no, vabbè, ok. Thank you.
Altro Adige Radio Bolzano, siamo immersi nel mondo delle raganelle e delle vipere con Ivan Plasi, che è l'associazione Herpeton. Stavamo, adesso ci facciamo un paio di fuck. Ok, allora, come ci si comporta quando incontri una vipera? Culi forte, 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 forte. Nel panico? No, nessun panico, perché la vipera... Io panico. Nessun panico. Okay, guarda, cioè, che panico. Ha più paura di te. Io, bravo. Voglio vedere il velone con la vipera davanti. Le vipere tendenzialmente stanno ferme. Sì. Perché dicono, sono molto lente nei movimenti. E allora dicono, se sto ferma, lui non mi vede, va avanti e mi lascia stare. Mm-hmm. Se invece gli vai troppo vicino, incomincia a fare come un gatto, sai? Soffia. Soffia, ma non con la bocca, col naso. Ok. E allora ti avverte, attenzione, io sono qui. E dopo si ritira. Se invece proprio insisti. Se tu insisti e la tocchi, allora naturalmente morde. Abbiamo scoperto che i primi morsi di solito sono morsi a secco. Cioè non innestano subito il veleno. Okay? Ah sì, quindi il primo tac te lo dà. Spesso e volentieri sì. Noi quando abbiamo fatto per esempio lo studio sulla vipera cornuta, come dice, che è la vipera dal corno, no? La vipera cornuta. Abbiamo visto, naturalmente abbiamo dei guanti apposta, abbiamo visto che i primi morsi sono a secco, anche perché il veleno per i serpenti è importante per andare a caccia e non lo sprecano di sicuramente con noi. Stiamo sfatando dei miti, eh? Perché sanno che non riusciranno mai a mangiarci. Esattamente. Ok, quindi è inutile. Bene. Solo che se continui, naturalmente, il morso col veleno arriva, no? Se continuiamo. A proposito di mangiarci, no? Adesso, io arrivo da una casa con mio padre che ha sempre avuto serpenti, pitoni, boa, chi più ne ha più ne metta. E un giorno noi dormivamo anche con loro, in realtà, ma è una storia un po' lunga. Si è messo vicino al letto e mi ha misurato. Ma figurati. E mio padre mi ha detto: guarda che se si stende lungo lungo e apre la bocca davanti a te, ti sta vedendo se ti entra la testa nella sua bocca. No, una grande baggianata. Vedi, anche questa. Perché io gli volevo un gran bene, ero sicura che non mi avrebbe mai mangiato. Non lo fanno, non ti misurano. No, assolutamente no. Ti stava sbadigliando in faccia. Mi sbadigliava in faccia. Carino. È pericoloso il boa in casa? Quale boa? Ce quale ne sono boa era? Constrictor. A parte che non si può tenere. No. Allora, no, infatti tu non avevi Constrictor, tu avevi l'altro. Ecco l'altro. Beh, adesso l'altro chiamiamo subito la CITES e facciamo qualche denuncia. Vai. Qual è che si può tenere? Il pitone reale, preso. Il pitone reale, ok, ma lui c'aveva anche il boa. No, non ce l'aveva il boa. Era un pitone reale anche quello lì. È pericoloso il pitone ma reale? No, il pitone reale non è pericoloso, è un animale di 1,30 m e si può detenere naturalmente con le carte. E ci sono anche in Alto Adige, calcoliamo all'incirca, diciamo 540.000 in Alto Adige, che 1% di queste persone tenga un esotico, che può essere una tartaruga, un camaleonte, un pitone reale e quant'altro. Sì. Beh, 1% non è pochissimo. Non è pochissimo, no. E poi con la tendenza a salire perché è un po' una moda, un po'. Ho visto. Che sono un po' degli animali anaffettivi, c'è da dire questo. Però insomma. Sì, non è un cane, un gatto. Non è un cane, un gatto. Però vabbè, insomma, a chi piacciono. E vi preoccupa questa cosa? Cioè che si avvicinino molti neofiti a questo aspetto? Non mi preoccupa se si informano bene. Questo è un po', diciamo, l'anello mancante. Se uno si informa bene, sa che è legato a costi, a tempo, e perché se mi compro una tartarughina piccola così a 10 euro, che l'è bella, ma la vive a 40 anni. Esatto, è un problema. No, dura più di un matrimonio. Cioè, infatti poi le trovi al laghetto del Tartar. Poi le trovi al laghetto del Tartar e non va bene. Ed è un peccato. Sono specie all'octone che non... Tra l'altro, visto che adesso avete invitato e ricordato le persone a denunciare il possesso di tartarughe americane. Sì, esattamente. Perché questo? Perché dal Ministero dell'Ambiente sta cercando di capire quante ce ne sono sul territorio nazionale e allora vuole capire chi le detiene a casa. Però non abbiate paura, non scattano multe, non scattano sanzioni di alcun genere, è solo una dichiarazione. Noi aiutiamo anche a chi vuole fare questa dichiarazione, perché si ha tempo fino al 19 di agosto, se non sbaglio, di quest'anno, è stato prorogato dall'anno scorso, e si può fare la dichiarazione e noi vi accompagniamo a fare questa dichiarazione. Perché sono infestanti? Sono specie all'octone. Quindi alterano l'equilibrio. Esattamente. Ok. E succede spesso che vengano liberate in natura specie all'octone di questo tipo?
in Alto Adige soprattutto tartarughe. Soprattutto tartarughe. Poi abbiamo qualche singolo caso di pitone reale. Ah, sì, addirittura. Sì, 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 e non muoiono? Sì, muoiono. Ah, bam, sì, sì, sì. Poi si trovano spesso anche vivi o mezzi vivi o gli scheletri e quant'altro. Sì, sì. Poi comunque avviene. Col freddo. La diffusione dei serpenti in Alto Adige in generale è cospicua, cioè, rispetto ad altre regioni d'Italia, oppure siamo un territorio che ha solo qualche tipologia di questi animali? No, ne abbiamo, perché siamo influenzati da questo clima submediterraneo, mm-hmm, no? Nella bassa Tesina, perciò abbiamo 8 specie. Sì. E no, ne abbiamo. E tu le riconosci guardandole? Sì, poi ci parlo. Ah, ci parli? Cosa gli racconti adesso? Perché la tua specializzazione è serpenti velenosi, sì. Quindi qua sei ridotto a vipera e... C'è la vipera dal corno, vipera aspis, sì, quella di Cleopatra per intenderci, okay, che poi è stata sfatato anche il mito. Anche quello. Sì. E poi c'è il marasso, quella più diffusa in Alto Adige e poi in tutta Europa, in tutto il mondo. Che è quella con cui si ha più contatti perché vive in posti più... Vive dappertutto, vive da, come dicevamo prima, da un prato di larice a un prato, a una torbiera, a un paesaggio di siepe, vive dappertutto, perciò è dato che noi siamo dappertutto, andiamo sempre in contatto con lei. A casa non ne hai? Non di queste, no, di esotici. No. Questi non si possono portare a casa. No, animali velenosi, tenerli a casa è vietato in Italia. Vietato, ok. Ogni... Anche le tarantole? No, tarantole no. Ah. C'è un'altra legislatura sulle tarantole. Ah sì? Le tarantole si può? Sì. Tutti gli altri no? No. Quindi niente. Comunque, cobra... Io non sono sicura che avesse un boa constrictor. Ho mandato un messaggio, sai, perché sì, vorrei evitare di trovarmi fuori casa. Io ho già avvisato. No, solo per durante quello. La pausa ho già ci avvisato. Tenevo a precisare questo momento di silenzio. Senti, l'ufficio caccia e pesca, esatto, già. C'è spagnoli qua fuori. Come ti è nata questa passione? Perché non è una passione comunissima, no? Ok, allora devi sapere che quando eravamo piccoli, io e mio fratello, sì, 5-6 anni, eravamo spesso anche dai nonni. I nonni abitavano a Sette Querce. Sì. E quando eravamo un po' pesantucci, la nonna diceva al nonno: dai, ciappa sti boci e vatte a fare un giro. Ci portava sempre al Margaretenbach, è presente? Mm-hmm, sì. Dove Galatun che faceva le... E noi andavamo lì e poi ci facevamo il bagno, pensa, una zuppa. Era acqua... Sei stato cresciuto dai serpenti. Sì. Allora lì c'era l'ululone. L'ululone? Cos'è l'ululone dal ventre giallo? È tipo un rospetto piccolo così. Ok, un piccolo rospo. Col poi c'era la biscia dal collare. E che noi cacciava ci... l'ululone. Anche. Okay. Ma noi ci nuotavamo vicino e il nonno ci ha portato a questa passione. A me è rimasta. E tuo fratello? Mio fratello insegna chimica. E quindi hai avuto quella deviazione lì. Sì. A lui interessava più l'acqua. È quello che girava intorno. Tutto. Quindi nasce lì. Ok, le rane invece? Meno. Le rane sì, le portavo a casa, le mettevo sotto il letto con i serpenti. Sì, dovevi sapere che io abito a Laives. I tuoi genitori? Povera santa mia mamma. Okay. Santa, perché portavo a casa un... Mi ricordo ancora un episodio, 13 rospi e una biscia dal collare. Tutti insieme? Tutti insieme, certo. Da metterli sotto il letto. E mia mamma naturalmente quando poi aspirava pavimento. Ma liberi sotto il letto, no, in una teca. Erano sotto, hai presente i cassonetti che c'erano, sì, sotto, certo, dentro lì, oh. E stavano dentro lì sereni. Ma sì, mia mamma contenta, la mamma, amore, ti ho portato i calzini nuovi, ah! Lei ha aperto e ha trovato dentro la qualunque, sì, pam, rospita per tutto, un sacco di, non parolacce, ma un sacco di... Ma... A tempi miei ancora si dava due mentre ciappe. Mio fratello sublimava aceto balsamico. Avanti con la musica, dai. Johnny Cash, Heart of Gold. Dopo comunque ripartiamo da dove ci stiamo fermando adesso. Cioè io voglio sapere ancora qualcosina della cassettiera. Puoi interagire se vuoi, Alan, ancora. No? I wanna live, I wanna give. I've been a miner for a heart of gold. It's these expressions I never give that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. It keeps me searching for a heart of gold. Old.
Senti che voce, la Valentina la mattina. Dopo un pacchetto di Marlboro. Ti voglio bene, amore, lo sai. Allora. Stavamo parlando della cassettiera. Adesso, io sono rimasto alla cassettiera. Aspetta, volevo chiederti come mai hai portato questa canzone prima. Certo. Ma perché mi piace l'autore. Ok, una roba estetica, quindi. Sì, io l'inglese lo mastico e poi. Cioè, non è legato a qualche notte. Voi organizzate queste notti, vi stavi dicendo adesso, vieni con noi di notte a cercare salamandre. Sì. Organizziamo non solo escursioni, ma comunque facciamo anche escursioni notturne all'interno del gruppo. Sì. E andiamo a cercare un po'. Come funziona per sapere quando andate? Noi abbiamo un gruppo WhatsApp. No, ok. E ci informiamo all'interno di questo gruppo WhatsApp. È socio? Ok, chi è socio viene inserito in quel gruppo. Sì, ok. Sì. E pronti via, dove andate a cercare salamandre di notte? A che ora? Un po' dappertutto. A che ora? Si va di solito alle 10-11 di sera fino alle 1-2 di mattina, dipende un po'. Poi deve essere una serata uggiosa, cioè deve piovere. Sì. Non a catinelle, ma deve piovere piano giusto. E si può andare lungo tutti i ruscelli che si trovano nei dintorni. Ah, quindi non siete tutti insieme? Si va assieme, okay. Però non si va sempre nello stesso posto, si va in diversi posti, si va assieme, si va a cercare in vari luoghi, sì, sì. Dell'Alto Adige. Per esempio in Vallarsa, live. Sì. Ah, qui sul Rio, sì. A cercarle. Salamandre e poi? Cioè, trovi anche altro? Ma di notte trovi anche altro? Di notte trovi soprattutto rospi comuni, rane temporarie. Qui tutti insieme, tutti insieme? Sì, dipende in che zona vai, perché in una zona di ruscello non trovi rospi comuni. Cioè, no. Difficile. Ok, perché vanno... Perché più una zona da salamandra, no? Ama il freddo, okay, capito, il rospo non ama proprio il freddo. Quindi già sapete più o meno... Sì, sì, l'ambiente dipende un po'. Va bene. Tu volevi chiedere delle cose sulle rane molto importanti. Sì, perché mi è stato riferito da una fonte certa che le rane noi siamo molto pericolosi per le rane, perché effettivamente se passiamo anche vicino a loro con una macchina, l'onda d'urto dell'aria ne può provocare la morte. Sì. Ed è vero. Sì, quando superi il 40 km orari. È già una velocità, però 40 km orari. Sì, però se pensi su una comune strada e 40 km orari che non sia città, li raggiungi subito. Ma tipo se sono, che ne so, costeggio un lago, il lago di Monticolo, ci sono le rane, che è risaputo che è pieno di rane, io non vado ai 40 all'ora. Vai anche ai 60-70. Sì, sì, vai anche di più. Ayrton Senna. No, vai di più. Sì. Sì, sì. E poi comunque lo spostamento d'aria, come tu giustamente hai detto, non schiacciandole meccanicamente con i pneumatici, con le ruote, ma passandoli a fianco o comunque in mezzo la macchina. Ok. Questa onda d'urto li fa, dato perché hanno la bocca molto grande, cioè sì. dovete pensare che loro hanno le spalle qua e la testa è grande così, cioè grande come le spalle. Okay. Hanno la bocca grande come le spalle, cioè la linea d'aria. L'aria. No, non è che incamerano l'aria, ma uno riescono a mangiare tutto quello che ci sta in bocca, viene mangiato, ma che è comodo. Che è molto comodo. Però l'onda d'urto fa, adesso non è proprio bellissimo da spiegare, ma questo però vai, spiegalo. Non è proprio bellissimo. Prende tutti gli organi interni e li sbatacchia fuori. Esattamente. Oh, come quando fai così con i sacchetti del poli. Sì, no? Sì. Bravi, sì. Noi ci sbatacchiamo dentro i furetti nei sacchetti del poli, però. Uguale. È una morte atroce, comunque. Che cosa fate per salvare le rane? Sono anche i rospi? Rane rospi, sì. In questi periodi dell'anno in cui loro praticamente vanno verso gli specchi d'acqua, giusto? Sì. Lì come per riprodursi. Noi cerchiamo, abbiamo 5 reti salvaguardia, le abbiamo posizionate in diversi posti. Non riusciamo naturalmente a essere in tutto l'Alto Adige, però abbiamo fatto Caldaro, per esempio, lì al biotopo, vicino al camping. Ci sono le foto sulla vostra pagina Facebook, giusto? Esattamente. Poi a San Genesio, per esempio, abbiamo fatto la salvaguardia, dove ci aiuta anche l'associazione ambientale di San Genesio. Mm-hmm. Mettiamo le reti, cioè possiamo farlo in due modi: con la rete, sì. O anche attivamente, cioè prendendo il secchio per mano e fare il tragitto su e giù, mettendosi naturalmente la casacca, perché così ti riconosco. Bisogna ben salvare i rospi, ma bisogna anche la pelle. Comparsi, okay. Investire da... Anche perché anche in quel caso bastano i 40 orari. Si fa una strage. Sì, esatto.
e li raccogliete a tipo secchiello? Li mettiamo dentro in un secchio e li portiamo dall'altra parte dove volevano naturalmente andare. Tu dirai, dove, come fai a capire dove vogliono? Beh, quello. Un po' riusciamo bene a capire perché se il laghetto. Magari poi non... le spieghi anche che non era opportuno andare in quella direzione, la convinci. Perché sono veramente tante. A me è capitato di andare a Monticolo una sera tardi. Ed erano tantissime. Cosa facevi a Monticolo? Non me lo ricordo. Probabilmente delle cose illegali. Ce ne sono tante. Noi ne abbiamo, per esempio, fatto la statistica solo di San Genesio, ne abbiamo contate 1500. 1500. E se pensi 1500. Transito in, una, in un quanto tempo? In 8 settimane. Sono tante. Sono tantissime. Mamma mia. Con la macchina effettivamente è un problema però, eh? Perché quando sono così tante sei terrorizzato di fare una strage. Come, come procedi? Ti fermi. Speri in Dio di non beccarne troppe. No, è veramente difficile perché ci sono alcune zone che sono... La cosa migliore sarebbe chiudere la strada, almeno per le serate dove c'è veramente tanta pioggia. Ah, però... ma questo però la provincia l'avete no, proposto? È... Sì, però è sempre un step by step, cioè fare una cosa piano. Cioè piano. Non... Dall'oggi al domani non si sistema niente. Per esempio a Caldaro abbiamo dovuto fare 6 anni di sopralluoghi, e salvaguardia anfibi per riuscire a fare i tunnel sotterranei. Poi siamo riusciti a fare i tunnel sotterranei. Che sono quella specie, adesso non so se è giusto, però sono quella specie di grate che fanno passare gli animali da parte a parte sotto l'asfalto. È un tunnel sotto la strada, è un tunnel rettangolare sotto la strada. Ma largo... non delle specie di canaline, diciamo, d'acciaio con grata. Perché mi sembra di aver visto qualcosa del genere. Ci sono, per questi attraversamenti. Non no. Da noi. Guarda, a dire la verità ci sono a Monticolo, ma è un tunnel che non funziona. Comunque ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano. Ma come fai a convincere la rana che deve passare lì? Perché sotto? Ci sono delle barriere che le incanalano. Ah, e quindi vanno dentro tipo in buto. Esattamente. Pensavo ci fossero degli espedienti per convincere a passare verde, esatto, no. Non so, magari dell'acqua, delle cose così. No. Andiamo avanti. Eminem featuring Ed Sheeran, River. Cheat on my sins, need holy water, feel it washing over me. Little one, I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now are falling like the rain, so let the river run. He's coming home with his neck scratched to catch flack. Sweat jackets and dress slacks mismatched on his breast jacket. He's a sex addict and she just wants to exact revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack. She's kept track of all his internet chats. And guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath. And you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back. Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now are falling like the rain. Let the river run. One night stand turned into nightstand. It was calm, some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what he did at first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon. And speech detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. All my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now are falling like the rain. So let the river run. My name. The river run.
always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway, deceit was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speeds at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's why I made, if came at you sideways, I can't keep my lies straight. What I made, you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would've loved your smile. Didn't really wanna abort, but fuck it, what's one more lie to tell our unborn child? Been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water. Feel it washing over me. Well, little one, sorry. I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my lies now are falling like the rain. So let the river run. Eminem featuring The Sheeran, River. Eminem featuring The Sciglio. Allora, che 5 minuti. 5 minuti abbiamo. C'è in questa passione che avete anche un modo di approcciarvi poi al territorio, no? A vivere la natura. È questo che vi unisce, e che cosa vi piace anche di queste? Al di là del trovare la salamandra, immagino che sia bello poi anche andare e trovarsi in quella situazione. Beh, è anche bello andare a bere due birre e fare due chiacchiere su quello che si è trovato. Su quello che... Alla terza birra, sai cosa vedi? Come quelli che cercano i funghi. Le chiamo le rane, no? Ah, quella è bellissima. Bello. E questo rapporto con la natura però vi contraddistingue? Ci unisce anche, perché devo dire anche una bella cosa, abbiamo diversi gruppi linguistici all'interno, sì, dell'associazione, che è una cosa che veramente mi piace tantissimo. Ci sono anche diversi pensieri politici all'interno, che vanno da un estremo all'altro. Ah, sì? Sì, sì, sì. Però all'interno dell'associazione c'è un'armonia che sono proprio contento di avere. Uniti nel Sarpe Verde. Fate anche delle pubblicazioni, giusto? Quindi anche dell'opera divulgativa. Come funziona questa cosa e che distribuzione avete? Beh, per esempio adesso abbiamo già fatto la quarta o quinta ristampa dei anfibi e rettili dell'Alto Adige, in tedesco e in italiano. Sì. Poi abbiamo fatto un'altra pubblicazione sul chitridio micosi. Beh, sì. Che saprei, sì, 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 l'ho fatto all'elementare. Hai studiato? Sì. Che è un fungo che attacca gli anfibi ed esiste in Alto Adige. Ah, sì? È un gruppo un po', cioè un lavoro un po' particolare. Uccide? Sì, perché dissolve la pelle. Madonna, che questi anfibi muoiono in dei modi veramente. Poi li mangiamo. I veleni. Abbiamo fatto un lavoro sull'ululone, che ormai conosci, l'ululone al ventre giallo. Sì, è stato il tuo imprinting, l'ululone, come le papere. E poi abbiamo fatto un lavoro sugli esotici. Abbiamo queste quattro pubblicazioni. Una pubblicazione, che è quella dei rettili anfibi dell'Alto Adige, adesso viene anche tradotta in ladino. Sì. Ed è molto carino, sto fatto. Tre lingue. Dove si trovano le pubblicazioni se uno vuole acquistarle o recuperarle? Allora, le può richiedere direttamente a noi, sul sito, oppure può scaricare per un piccolo contributo di 3 euro, può scaricare il PDF dal sito. Ok, quindi potete anche leggerlo digitalmente. E prima di chiudere, dammi tutti i riferimenti di Herpeton per chi si fosse incuriosito e magari prima di conoscere gli ululoni viene a conoscere voi. Se non altro per, insomma, per avere dei rudimenti. Allora, per conoscersi basta andare a visitare la nostra pagina web, che è herpeton.it, e lì trova tutte le informazioni di cui ha bisogno. Tutto. Sono tutti gli animali catalogati. Diciamo bene però come si scrive, perché Herpeton, bravo, può essere complicato. Esatto. Ecco. Come herpes, solo che finisce ton. herpeton.it. Grazie. Giusto? Perfetto. Allora, grazie di averci fatto questo excursus sui nostri animali, quelli magari un po' più sconosciuti ai più. Grazie a voi. Buoni giri di notte a caccia di salamandre. Grazie. Perfetto. Forse un giorno venite con noi, no? Ma se vuoi, guarda che io vengo volentieri a fare le due un'esperienza con voi. Però mi devi avvertire tu quando lo fate. Faremo. Avvertimi. Dai. Molto volentieri. Galosce? Galosce. Cioè, devo portare gli stivaletti di gomma? Come a Venezia? No, posso venire vestito così? Sì, le scarpe da montagna. Sì, comunque le galosce. Sì. Poi porto quelle giacche con molte tasche. Okay. Per gli ululoni. Va bene, dai. Va bene, grazie Ivan. Grazie a voi. Grazie Ale. Grazie Alan. Grazie Lorenzo. Grazie. Ci vediamo la prossima settimana. Yes. E niente, boom, ciao ciao. E niente, ci lasciamo con i Queen, con la loro Love of My Life. A settimana prossima. Ciao. Ciao.
don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see? Radio Bolzano.